tutti e ben ritrovati su Maiora Vertite. Andiamo avanti con i nostri video introduttivi e oggi parliamo di dei. Allora, nella religione romana, essendo una religione politeista, naturalmente ci sono varie divinità. Queste divinità sono divise in divinità maggiori e minori. Le divinità maggiori sono naturalmente Giove, Giunone, Minerva, quindi la triade capitolina, Diana, Vulcano, Marte, Venere, cioè tutte le divinità che ricoprono delle funzioni, diciamo, particolarmente ampie e che sono abbastanza presenti nel reggere il mondo. A queste si aggiungono le divinità minori, le quali invece occupano una funzione, un aspetto più ristretto del mondo che ci circonda. Tra queste pensiamo ad esempio a Cardea, pensiamo a Sterculus, Vervactor, Semosancus, insomma tutte queste divinità che hanno un aspetto proprio più specifico rispetto a quello che rispetto alle divinità maggiori. Tant'è vero che molto spesso è accaduto nella storia romana anche che queste divinità minori finissero per diventare degli appellativi di alcune divinità maggiori. Pensiamo per esempio a Peninus, divinità italica, delle cime delle montagne, diventa un appellativo di Giove. Oltre a questi si aggiunge anche una categoria di divinità ancora più minute, che sono spesso contestualizzate a un certo luogo ben preciso. In che cosa si differenziano rispetto alle divinità minori? Per capirsi, Giano, dio delle porte e dei passaggi in senso assoluto, sia quelli fisici che quelli simbolici, l'inizio e la fine delle cose, è una divinità maggiore. Cardea, che viene da alcuni autori identificata come la moglie di Giano, è una divinità minore ed è quella relativa ai cardini di tutte le porte, i cardini di tutti i passaggi, ok? Il genio del luogo, di un contesto domestico, invece si trova a proteggere solamente quella casa lì, in quel posto lì. Questa è la differenza, ok? Per cui in quest'ultima categoria di divinità troviamo i geni del luogo, troviamo i lari familiari, troviamo i penati, troviamo i mani, che sono, diciamo, gli spiriti dei defunti, tra virgolette. Troviamo però anche i satiri, le ninfe, quindi così, ecco. Questo è un po' il quadro delle tipologie di divinità che ci sono nella religione romana. A loro volta poi, soprattutto le divinità maggiori, sono divise in varie altre categorie. Ci sono gli dei consenti, ci sono gli dei indigeni, cioè, insomma, sono organizzati tra loro in vari modi, dei quali adesso non trattiamo perché è un argomento molto più specifico. Il rapporto del romano con la divinità è un rapporto di tipo contrattuale, basato sul do ut des, cioè do affinché tu dia, per cui i riti sono costruiti proprio come dei contratti, con queste formule ripetitive che dicono grosso modo sempre la stessa cosa, cioè ti prego affinché tu voglia darmi questa cosa qui, il benessere per me, la mia famiglia, la mia casa, per questo che ti ho chiesto ti offro questa offerta. Si vede molto bene l'impostazione particolarmente contrattualistica giurisprudenziale del rapporto del romano con la divinità nel mitico incontro tra Numa e Giove, che viene descritto da Ovidio, nel quale Giove pretendeva un sacrificio umano da Numa, lui con una serie di giochi di parole riuscì ad evitarlo. Ok, bene, abbiamo detto che nel primo video di questa serie che gran parte della rituale romana oggi è di carattere privato.
Questo non vuol dire che si venerano divinità diverse, ad eccezione delle divinità familiari, il resto delle divinità sono le stesse presenti anche nel culto pubblico, perché sono quelle della religione romana. Però la pratica privata si concentra soprattutto sulla la venerazione dei lari, dei penati, del genius personale, e insomma quindi delle divinità familiari. Al contrario, il culto pubblico in antichità prevedeva maggiormente il culto da parte di sacerdoti specializzati verso le divinità maggiori e presentati dello Stato che fanno varie dediche offerte ad altre divinità. L'aspetto della mitologia connessa con gli dei è un po' complesso, nel senso che purtroppo l'influenza greca, che come abbiamo detto nel primo video è arrivata preponderantemente a partire solamente dalla fine delle a partire soprattutto dalle guerre puniche, ha spazzato completamente via quello che doveva essere la mitologia originaria romana. Quello che a noi rimane è una è la mitistoria, per cui una revisione mitica che i romani hanno fatto di eventi storici realmente accaduti. Pensiamo alla fondazione di Roma, pensiamo a tutti quanta la parte che riguarda la monarchia, pensiamo ad alcune rivisitazioni di alcuni eventi storici, per esempio la guerra contro Porsenna. Bene, comunque la relazione tra le divinità non sembra sopravvivere appunto all'influenza romana, quella la relazione tra le divinità nel mito originariamente romano, ammesso che ci sia stato, nel senso che autori più recenti sostengono che sì, ma che appunto sia stato obliterato, altri invece precedentemente sostenevano addirittura che non ci fosse mai stata una mitologia strettamente romana. Diciamo che la relazione tra le divinità sopravvive nella visione tradizionale, nella mitologia tradizionale romana, solamente nel rapporto tra Giano e Saturno e tra Saturno e Giove, con appunto lo sbarco di Saturno nel Lazio e il suo dominio lì fino all'arrivo di Giove. Sopravvive nella relazione tra Marte e Romolo, che diventerà poi Quirino, e basta. Queste sono gli unici contatti tradizionalmente romani. Alcuni poi si possono ravvisare nelle feste calendariali, come può essere la connessione tra Carmenta, Antevola, Postvorta, oppure all'interno di singole feste, insomma, però lì bisogna andare a vedere caso per caso. Ad esempio la connessione tra Ops e Vulcano. Scusate, non mi veniva un esempio, adesso mi è venuto. Prima di chiudere, un'ultima cosa. Di cosa sono fatte le divinità nella tradizione romana? Beh, è tutta quanta abbastanza discussa la cosa. L'insieme, tutta la categorizzazione che vi ho descritto prima deve tenere in considerazione il fatto che una buona fetta di tradizionalisti romani oggi si appoggiano alle teorie neoplatoniche che erano comunque in voga in età imperiale, e per cui al vertice di tutto questo esiste comunque una divinità centrale e gli altri dei sono una manifestazione di questi. C'è chi invece ritiene ci sia un politeista più, tra virgolette, puro, nel senso che ritiene l'esistenza proprio di tante diverse divinità di nature diverse, e anche su che cosa siano fatti, che qui c'è una grande discussione. C'è chi dice che sono pura volontà, c'è chi sostiene invece che siano delle leggi, c'è chi sostiene che siano fatti di una materia divina, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, comunque, anche oggi sopravvive come dire lo scontro, tra virgolette, il confronto tra scuole filosofiche diverse come erano già in antichità. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un placet, e se avete delle domande scrivetele pure nei commenti, cercherò di rispondere a tutti e le più interessanti serviranno per fare altri video. Se volete vedere altri video relativi alla religione romana, iscrivetevi al canale. Valete optime, in pace d'Europa.